La nonna materna di Sua Maestà, la città natale vittoriana di Cecilia Bowes Lyon, è stata messa sul mercato per 950.000 sterline. La contessa di Strathmore nacque a The Old Vicarage nel Bedfordshire nel 1862, che fungeva da vicariato per la chiesa di Tutti i Santi. La proprietà è adatta per i reali con caratteristiche moderne e aggiornate pur mantenendo la sua eredità ed elementi vittoriani. La casa ha 2377 piedi quadrati di spazio con il piano terra che vanta una cucina, uno studio, una sala da pranzo, un soggiorno e un aranceto. Punto. La proprietà con tre camere da letto dispone di una con uno spogliatoio e un bagno separato al primo piano. Altre caratteristiche moderne includono un isolamento aggiornato e un sistema di riscaldamento controllato da app. Nel frattempo, rievoca la sua storia vittoriana con i suoi soffitti alti 8 piedi, lo scalone d'onore, i caminetti piastrellati e il marmo originale. L'Old Vicarage si trova nel villaggio altamente desiderabile di Ridgemont che confina con la tenuta dell'abbazia di Woburn di proprietà del duca di Bedford. La proprietà dispone di grandi giardini su tre lati della canonica con prati e un pergolato più un'area per orto o ufficio giardino. Nel 1854, l'allora duca di Bedford commissionò la chiesa di Tutti i Santi, progettata dall'architetto Sir George Gilbert Scott che aggiunse una suggestiva guglia che può essere vista da miglia di distanza. Il bisnonno materno della regina William Charles Cavendish Bentinck, il padre della signora Bowes Lyon, era un pastore della chiesa d'Inghilterra. Fu nominato vicario di Ashbourne Crawley e Ridgemont dal settimo duca di Bedford. Mentre la nonna della regina era nata nel vicariato nel 1862, suo padre prestò servizio come vicario a Ridgemont fino alla sua morte tre anni dopo, nel 1865. La signora Bowes Lyon ha poi sposato Claude Bowes Lyon dal quale ha avuto 10 figli, il più giovane dei quali era Elizabeth Bowes Lyon, la madre della regina. La proprietà è stata venduta da Jackson Stops. Anthony Inskip, che lavora per l'azienda, ha dichiarato: "Questa è un'opportunità unica per acquisire un pezzo di storia con questa residenza d'epoca molto migliorata, situata in uno dei nostri desiderabili villaggi del cluster di Woburn al confine con il duca di Bedford's proprietà." Stay now.